La sentenza che dice sull'Europa è il carcere ostativo, voi non lo modificherete, questa è la posizione dell'Italia? Allora, noi, la posizione dell'Italia è chiara, l'ergastolo ostativo ha rappresentato uno strumento fondamentale per la lotta alla mafia. Adesso noi non condividiamo chiaramente questa decisione nella maniera più assoluta, ne prendiamo atto perché ne dobbiamo prendere atto e faremo in modo di fare valere le nostre ragioni in tutte le sedi opportune, chiarendo che noi, perché questo noi dobbiamo essere chiari. Qui noi abbiamo stabilito con una decisione presa tanti anni fa sulla base di input di magistrati che sono morti per combattere contro la mafia, lo Stato ha deciso che si può concedere un beneficio penitenziario se la persona che si è macchiata di reati così gravi collabora con la giustizia. Quindi non è vero che non viene data una prospettiva per cercare di avere una riduzione della pena, come è stato affermato dalla CEDU. Una decisione. Adesso faremo tutte le valutazioni che dobbiamo fare. Il tema, come potete capire, è molto delicato. La nostra posizione rimane quella che abbiamo già detto in maniera ufficiale anche alla CEDU. Il mio pensiero va a tutti i familiari delle vittime della mafia, perché devono sapere che lo Stato continuerà a battersi con grande determinazione.